Ciao a tutti da Katia e bentornati. Allora, oggi sono qui, vi presento un punto fantasia. Allora, io sto realizzando un progetto e sto utilizzando questo punto. È un punto molto semplice, facile e veloce. È un multiplo di 2 e quindi per lavorare a questo punto basta fare una catenella di un numero pari. Ecco, è un punto molto bello, è in rilievo, non è reversibile. Ecco, questo è il rovescio del lavoro. È un punto anche abbastanza stretto, quindi non è traforato. Quindi io lo trovo adatto per fare dei maglioncini, dei vestitini, delle copertine, dei cuscini, anche scaldacollo, sciarpe, delle giacche, insomma. Possiamo fare qualsiasi cosa con questo punto. Io sinceramente vedo anche bene per fare un maglione da uomo, ecco. Io lo trovo anche bello per uomo. Fare un maglioncino con la scollatura V viene molto bene. Allora, dato che io in questi giorni ho pubblicato la foto del mio progetto, ho pubblicato l'anteprima, ecco, perché il mio progetto ancora non è finito. E quindi mi avete chiesto se potevo spiegare il punto. Quindi ho deciso di fare un mini tutorial per spiegare il punto. Ok, spero che vi piaccia, fatemelo sapere e ci vediamo al prossimo tutorial quando pubblicherò il mio nuovo progetto. Allora, per il mio punto fantasia ho fatto una catenella di un numero pari. In questo caso, dato che è un campione, ho avviato 22 catenelle. Quindi inizio la mia lavorazione con una maglia alta e finisco con una maglia alta. Però iniziamo le catenelle, quindi ripeto, dobbiamo fare un numero di catenelle, un numero pari. E come primo giro dobbiamo fare un giro tutta maglia alta. Quindi inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta. 1, ok, 1, 2, 3. Partendo dall'uncinetto vado a contare 1, 2, 3. Nella quarta catenella lavoro una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Vado avanti così fino ad arrivare alla fine. Arrivata alla fine del mio giro, quindi ho lavorato 22 maglie alte, adesso faccio una catenella e giro il mio lavoro. Rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa nella maglia seguente. Adesso faccio un giro tutto a maglia bassa. Allora, finito il giro a maglia bassa, lavoro nell'ultima maglia, la mia ultima maglia bassa, quindi qui dove abbiamo l'ultima maglia alta. Adesso faccio 3 catenelle, 2, 3 e giro il mio lavoro. Filo sull'uncinetto. Adesso vado, quindi qui abbiamo la maglia alta, vado nella maglia alta seguente, quindi non lavoro qui dove abbiamo le maglie basse, ma lavoro nella maglia alta sottostante. Quindi vado sotto la maglia in questa maniera, prendo il filo e lavoro 2 maglie allungate, quindi faccio 1, rientro, 2, prendo il filo sull'uncinetto, chiudo le mie maglie e lascio 2 punti, così, riprendo il filo e chiudo. Adesso qui ho lavorato le maglie allungate, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. Maglia seguente, lavoro le 2 maglie allungate. Quindi 1, 2, chiudo le mie maglie,
due punti sull'uncinetto, adesso riprendo il filo e chiudo. Qui allora ho lavorato le maglie allungate, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. Maglia seguente, vado proprio qui sotto la maglia alta, così. Prendo il filo e faccio due maglie allungate, 1, 2 e chiudo. Maglia seguente, maglia alta. Quindi qui ho lavorato la maglia alta, maglia seguente, due maglie allungate. 1, 2 e chiudo. Maglia seguente, maglia alta. Quindi dobbiamo alternare i punti, ok? Quindi adesso arrivo alla fine del giro. Quindi qui ho lavorato la maglia alta, vado nella maglia seguente e lavoro due maglie allungate. 1, 2. Maglia seguente, maglia alta. Qui ho lavorato la maglia alta, vado nella maglia seguente e lavoro due maglie allungate. Maglia seguente, maglia alta. Qui ho lavorato la maglia alta, maglia seguente, due maglie allungate. 1, 2 e chiudo. Il punto è molto semplice, è facile e diciamo è anche molto veloce, perché dobbiamo ripetere sempre questo giro, però poi dobbiamo alternare i punti, che poi nel prossimo, quando dobbiamo iniziare di nuovo il punto, poi vi faccio vedere, perché adesso finiamo questo giro e nel giro di ritorno dobbiamo lavorare un giro tutto a maglia bassa. 1, 2, nell'ultima, qui nell'ultima maglia, nella maglia alta lavoriamo una maglia alta. Allora, se riesco ad entrare, vabbè, entro così, ok, e abbiamo fatto il primo giro del punto, anzi sarebbe il secondo, perché abbiamo fatto un giro tutta maglia alta. E questo è il secondo giro. Ora facciamo una catenella e giro il mio lavoro. Rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa. E lavoro tutte le maglie a maglia bassa. Quindi non salto neanche una maglia. Così. Ecco, ho lavorato il mio giro tutta maglia bassa. Ora faccio 1, 2, 3 catenelle. Le 3 catenelle sono la prima maglia alta. Allora io inizio e finisco il mio giro sempre con una maglia alta per fare un bordino. Allora, ora qui noi abbiamo le due maglie allungate. Quindi dove abbiamo le due maglie allungate, lavoriamo una maglia alta. Vado nella maglia seguente e mi trovo una maglia alta, e quindi nella maglia alta lavoro le due maglie allungate. 1, 2. Chiudo le mie maglie, lascio due punti e adesso chiudo. E ripeto, qui abbiamo le due maglie allungate, quindi vado sopra qui dove abbiamo le due maglie allungate e lavoro una maglia alta. E nella maglia seguente, che abbiamo una maglia alta, lavoro due maglie allungate. 1, 2. Qui abbiamo le due maglie allungate e lavoro una maglia alta. Quindi qui ho alternato i punti. Quindi dove abbiamo le due maglie alte, le due maglie allungate, ho lavorato una maglia alta. Dove abbiamo la maglia alta, ho lavorato due maglie allungate. Quindi qui ho lavorato la maglia alta, adesso vado nella maglia alta e lavoro due maglie allungate. 1, 2. Maglia seguente, qui facciamo una maglia alta.
Ecco, questo è il punto del mio progetto, del mio prossimo progetto. Quindi vi ho fatto vedere in anteprima il punto che vado a lavorare per il mio progetto. Però questo punto, diciamo, oltre che realizzare un capo di abbigliamento, possiamo utilizzare questo punto per fare delle copertine, anche dei cuscini, sono bellissimi, dei cuscini, delle sciarpe, dello scaldacollo, possiamo fare anche qualcosa per i bambini, per i bimbi, per i neonati, ecco, una giacchetta per un neonato, insomma, possiamo utilizzare questo punto e possiamo fare tantissime belle cose. Io lo vedo anche bene per un maglioncino da uomo. Poi nel mio progetto vi faccio vedere come lavorare questo punto facendo la lavorazione top down. Quindi vi faccio vedere anche come lavorare questo punto con gli aumenti per fare gli angoli. Infatti io ho già iniziato il mio progetto e ho già condiviso, diciamo, in anteprima la foto del lavoro che sto facendo. Vi è piaciuto tanto il punto, me l'avete chiesto e quindi adesso, insomma, vi sto facendo il video per farvi vedere come si fa il punto. Poi a vostra scelta se volete fare. Allora, qui ho fatto le due maglie allungate, qui ho lavorato la maglia alta. Allora, scusate che io mi sono messa a parlare, forse ho sbagliato. Maglia alta, maglie allungate, maglia alta, maglie allungate, maglia alta e finisco ancora con una maglia alta. Così. Ok? Ora faccio una catenella, giro il mio lavoro. Rientro nella stessa maglia e lavoro un giro tutto a maglia bassa. Così. Lavoro tutte le maglie a maglia bassa. Finito il giro e poi ricomincio. Ecco, finito il giro a maglia bassa. Adesso faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio a lavorare il mio punto. Quindi qui mi trovo la maglia alta dove ho fatto le 3 catenelle. Quindi maglia alta qui, maglia alta seguente, lavoro 2 maglie allungate, 1, 2. Maglia seguente, quindi abbiamo le 2 maglie alte allungate e lavoro una maglia alta. Maglia seguente abbiamo una maglia alta e lavoro 2 maglie allungate. Quindi 1, 2. Maglia seguente, maglia alta qui dove abbiamo le maglie allungate. Maglia seguente, 2 maglie allungate. Maglia seguente, qui abbiamo le maglie allungate, quindi lavoro una maglia alta. Nella maglia seguente, che è una maglia alta, lavoro 2 maglie allungate. Così. Molto semplice. Però, come potete vedere, ha un bell'effetto. Vi faccio vedere il progetto, vi faccio dare una sbirciatina al progetto che sto facendo. Ora vediamo se riesco a farvi vedere, se riesco ad allontanare un pochino. Credo proprio di no. Questo è il mio progetto. Io lo sto lavorando, ho fatto anche una scollatura a V che poi nel tutorial vi faccio vedere come ho fatto la scollatura. Qui abbiamo anche gli aumenti. Ok? Sono arrivata alla manica. Ora io non vi so dire quanto filato ho utilizzato, cioè adesso ancora devo finire
del mio progetto, poi alla fine vi dirò quanto filato ho utilizzato. Ok, vedete? Da veramente un bel effetto, mi piace tantissimo. Il filato che sto utilizzando è questo dell'Alize, Alize Abillé. Quindi un gomitolo, questo è quello che mi è rimasto che ho fatto la manica, quindi un gomitolo 100 grammi e 410 metri, va lavorato con l'uncinetto dell'1, cioè dall'uncinetto dall'1 al 4. Allora, io ho lavorato la mia manica con l'uncinetto del 3,5, poi tutta la mia maglia con l'uncinetto del numero 4. Ok, bene, questo è il punto. Quindi se lo volete realizzare anche voi, anche per le meno esperte, diciamo, per chi ha iniziato da poco a lavorare all'uncinetto, potete, diciamo, esercitare un pochino a fare questo punto multiplo di 2. Quindi fate una catenella di un numero pare. Io in questo caso, per il mio campione, ho avviato 22 maglie. Ok, spero che insomma questo piccolo mini tutorial è stato di vostro gradimento, e soprattutto che il punto vi è piaciuto. Se è così, fatemelo sapere, e cercherò di fare altri punti. Io amo tantissimo i punti in rilievo, quindi cercherò di fare qualcosa, diciamo, di trovare degli schemi con dei punti in rilievo che io adoro. Bene, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ok? Ciao a tutti, un bacione.